Della sentenza shock che tra le altre cose ha scaricato parte della responsabilità alle vittime del crollo di una palazzina di Viale Campodifossa è partito l'appello, ma lo Stato non molle, ha presentato appunto l'appello contro il verdetto della giudice Croci per tentare di alleggerire le proprie responsabilità per i mancati controlli nella realizzazione della palazzina e richiama in causa progettisti e proprietari delle case. Martedì scorso c'è stata la prima udienza del procedimento di secondo grado a sentenza, ci si arriverà nei prossimi mesi, ma gli occhi sono puntati sulla Corte d'Appello, nella speranza che venga ribaltata quella sentenza che ha provocato sdegno in tutti e che ha sostenuto che le tre vittime hanno adottato una condotta incauta restando a dormire in casa. 92 pagine da parte dell'Avvocatura dello Stato, nelle quali si cerca di sostenere che la responsabilità dei ministeri chiamati in causa è insussistente e dunque la sentenza di primo grado andrebbe modificata riducendo la colpa per loro. Troppo, insomma, il 30% chiamano in causa di nuovo i proprietari degli alloggi della palazzina, ma anche gli eredi del progettista. Nel ricorso in appello, però, lo Stato non chiede più il concorso di colpa delle tre vittime e non se ne parla neanche nel ricorso degli eredi del costruttore che chiedono a loro volta la riduzione delle responsabilità, ma non se ne fa menzione neanche nelle pagine della difesa dei proprietari degli appartamenti, fatto che fa ben sperare. A maggior ragione che il giudice De Sensi nei giorni scorsi, che ha sostituito la Croci nella sezione civile nella causa gemella per la morte delle sorelle Teramane Jenny e Giusy Antonini, ha escluso una loro responsabilità. Tale è stata anche la decisione dell'altro giudice che quindi ha emesso questa nuova sentenza, il quale nella sentenza scrive che i ragazzi deceduti non hanno violato alcuna regola cautelare, che dormivano così come nei mesi precedenti dentro le loro abitazioni e che non hanno commesso alcuna violazione, alcuna negligenza né imprudenza nel dormire, nello scegliere di dormire la notte del sisma. Ovviamente esprimo soddisfazione per questa nuova sentenza. Mi auguro invece che la sentenza precedente, che riconosceva la corresponsabilità ai ragazzi deceduti, venga ribaltata completamente dalla Corte d'Appello dell'Aquila e quindi esprimo soddisfazione per questa nuova sentenza, ma tanta partecipazione e comunque dolore per i familiari delle vittime che, dopo aver purtroppo dovuto sopportare la morte dei loro cari, si sono visti attribuire anche il 30% di responsabilità.